Gratis, gratis, gratis. Avete capito bene? Oggi in questo video parlerò dei 5 modi per ottenere criptovalute gratuitamente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò di un argomento che sicuramente interesserà tutti quanti, anche i vostri amici, per cui condividete il video se vi è piaciuto alla fine. Come sempre, prima di iniziare il discorso, vi chiedo di iscrivervi con un bel like, aiuterete il canale, iscrivendovi se non siete iscritti, aiuterete ancora di più a crescere questo canale YouTube e oltre a questo di attivare la campanella gentilmente. Ora che l'avete fatto, posso iniziare il video. Bene, i 5 modi per ricevere criptovalute gratuitamente. So che fremete perché ricevere qualcosa gratuitamente è il sogno di tutti quanti, eppure esistono. Non pensate che potrete ricevere cifre astronomiche. Magari in uno di questi metodi è possibile, e dopo vi spiegherò come, ma in tutti gli altri metodi riceverete una cifra esigua, ma comunque sempre dei dollari o delle cripto gratuitamente. Per cui, bando alle ciance, iniziamo subito. Il primo modo per ricevere criptovalute gratuitamente è anche il più semplice, ovvero quello di registrarvi a un exchange centralizzato o in una piattaforma SeFi e ricevere il bonus d'entrata. Ad esempio, se vi iscrivete su Coinbase, riceverete 10 dollari in Bitcoin. Dopo aver inserito anche 100 dollari all'interno di Coinbase, riceverete altri 10 dollari. Su Binance il bonus di iscrizione è 10 dollari. E infine su crypto.com, anche se dovete mettere poi questi soldi in crow, in staking, sono ben 25 dollari di bonus d'entrata. Quindi tutto gratuitamente. Oltre a questi exchange ce ne sono molti molti altri. Ve ne metto magari qualcun altro qui sotto nei link in descrizione. Ma oltre a queste piattaforme decentralizzate, come detto in precedenza, ci sono anche delle piattaforme SeFi, ovvero dove poter mettere in staking i nostri soldi, dove potete ricevere dei bonus di benvenuto. Per quanto riguarda le piattaforme SeFi, ovvero quelle in cui potete dare in prestito i vostri soldi per guadagnare criptovalute in cambio, ce ne sono molte che danno dei bonus. BlockFi, ad esempio, è una di quelle piattaforme che dà 10 dollari gratuitamente dopo aver inserito 100 dollari all'interno della piattaforma stessa. Un'altra piattaforma che fa lo stesso meccanismo è sicuramente Nexo. 100 dollari all'interno della piattaforma dopo l'iscrizione e 10 dollari vi saranno recapitati. Un'altra piattaforma dove però dovete investire sicuramente più soldi, o almeno non voi, ma chiunque invitate, che può darvi un grosso bonus di benvenuto, è Uholder, che può darvi 50 dollari, avete capito bene, 50 dollari di bonus di benvenuto se qualsiasi vostro amico iscritto con il vostro codice referral inserirà almeno 1000 dollari all'interno della piattaforma. Il secondo modo invece di guadagnare criptovalute gratuitamente è quello di superare e quindi imparare tramite delle lezioni all'interno dei vari exchange centralizzati presenti sul mercato. All'interno infatti di Coinbase potete trovare queste lezioni riguardante una determinata criptovaluta che vi darà in cambio al termine della lezione, dopo aver risposto ad almeno 3 o 4 domande a quiz, 1 o 2 dollari della criptovaluta stessa. Per criptovaluta normalmente vengono distribuiti dai 4 ai 5 al massimo 6 dollari. Non vi preoccupate, durante questi quiz che vi serviranno per imparare il mondo delle criptovalute e come funziona quella criptovaluta in particolare che state cercando di guadagnare, potrete sbagliare quante volte volete all'interno dei quiz. Anche su Binance il principio è lo stesso: lezioni, finite le lezioni, quiz e poi cripto gratuitamente. Questo perché le criptovalute, ovvero le aziende che decidono di creare queste criptovalute, decidono di fare il loro marketing in maniera differente del solito e di diversificare, ovvero sì, il marketing normale tramite piattaforme, tramite siti o tramite pubblicità all'interno di vari siti o YouTube, ma anche tramite queste lezioni, che forzerà la gente a saperne di più della criptovaluta stessa. Il terzo modo è sicuramente quello delle carte, che vi daranno dei cashback. Carte sempre, ad esempio, come quella di Binance o di Crypto.com, possono darvi dei cashback veramente ottimi. Ad esempio, con Crypto.com potrete ricevere dall'1 al 5% di cashback a seconda dei crow che metterete in staking. Certo, questo non è forse il periodo adatto per mettere in staking delle criptovalute, ma comunque è una funzione ottima, perché oltre a dare criptovalute gratuite, dà anche in cambio la visione di Netflix, Amazon Prime Video e anche il poter ascoltare Spotify e tutte le sue funzioni completamente gratuitamente.
Con la carta Binance invece potete ricevere un cashback che va dal 0,1% all'8%. Questo sempre a seconda di quanti BNB fermerete e quindi metterete in staking all'interno della piattaforma. Binance dà anche $50 di benvenuto a chi utilizza la sua card. Quindi un'occasione da non perdere sicuramente. Un'altra carta, non di un exchange centralizzato, ma di una piattaforma SeFi e di una piattaforma di cui vi ho già parlato, ovvero BlockFi. Andate a vedervi anche questa carta, è una buonissima carta e dà anch'essa dei cashback. Il quarto modo di ricevere criptovalute gratuitamente è forse il più semplice di tutti, ovvero quello di mettere in staking le nostre cripto. Ebbene, ci sono moltissime piattaforme, soprattutto SeFi, ma anche all'interno di Binance stesso, e anche in Coinbase, sta iniziando da poco, in cui potete mettere le vostre cripto e ricevere in cambio una percentuale ottima. Certo, c'è sempre il rischio di ribassi, che in questo momento sono molto molto grandi, ma comunque in questo modo, se la vedete alla lunga, ad esempio con Bitcoin, potete ricevere addirittura fino al 4-5%, fino ad arrivare all'8%. Voglio soffermarmi e dirvi inoltre di non fidarvi delle piattaforme che vi danno un ritorno troppo grande. Non fidatevi di una piattaforma che vi promette il 15, il 18, il 20%. Queste piattaforme nascondono sicuramente qualcosa sotto, se non sono, fin dall'inizio, ovviamente schema Ponzi. Quindi bene ragazzi, mettete i vostri soldi in staking, ma prima studiate la piattaforma in cui li inserite e pensateci bene prima di farlo, perché come tutte le piattaforme, basta vedere il caso Celsius ad esempio, possono fallire o dietro, purtroppo, potrebbe esserci altro. Sinceramente so che questo è comunque un metodo rischioso, anche se facile, sia per la volatilità delle criptovalute e sia per anche forse la non sicurezza delle piattaforme stesse, ma è comunque un metodo che vi può dare cripto gratuite. E alla lunga le piattaforme più sicure sono anche quelle da dover sfruttare assolutamente. Il quinto e ultimo metodo è forse quello che vi può fare guadagnare di più in generale e in futuro, ma è anche quello che vi deve far mettere un po' più di impegno. Si parla ovviamente degli airdrop. Ci possono essere airdrop di cripto, ma anche airdrop di NFT. Gli airdrop sono gratuiti e potete trovarli su moltissimi siti. Io vi consiglio Airdrop Alert e airdrops.io, e in questi siti, oltre a poter ricevere airdrop di cripto, ovviamente all'inizio sconosciute, potete ricevere anche NFT. Per ricevere queste cripto gratis o questi NFT dovrete assolutamente seguire delle regole base che vi daranno le aziende all'interno di questi siti. Ad esempio iscrivervi a Twitter se non siete già iscritti e condividere almeno a 3-4 amici l'airdrop di questa cripto in generale. Oltre a questo iscrivervi magari all'interno della piattaforma DeFi o decentralizzata stessa di questa criptovaluta e altri passaggi mese fino ad arrivare anche a 6 mesi anche barra un anno. Quindi ragazzi, bisogna fare comunque delle cose per ricevere queste cripto. Certo, il guadagno potrebbe essere tantissimo, basti pensare che chi aveva puntato sull'airdrop di Uniswap si è trovato gratuitamente, con il tempo, se ha ovviamente holdato, più di $7,000 all'interno del portafoglio, spendendo e rischiando zero, se non condividendo ovviamente l'airdrop con amici. Per cui ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, qui sotto trovate tutti i link di qualsiasi cosa io ho detto in questo video. Come sempre rinnovo l'invito a iscrivervi, vi ringrazio per la visione, mi raccomando investite sempre pensando, un saluto a tutti quanti e buon airdrop e criptovalute gratis a tutti. Un saluto da Michele e alla prossima. Ciao!